Ciao ragazzi, vi ho promesso di parlare della menopausa, che cosa succede nella menopausa. Ho 53 anni, avrò 54 anni il 21 agosto e volevo parlarvi velocemente a tutte le mie amiche perché ho questo email, okay, che si trova sul mio sito gilcubert.it, dove potete, proprio in alto, è scritto in rosso, dice domande al Gil. E devo dire che 80%, se non di più, sono messaggi dalle donne in questa delicata fase della vita. E se tu hai meno di 50 anni o 40 anni, io sono entrata in menopausa a 43 anni e sono in menopausa da 10 anni senza la sostitutiva da 10 anni. Perché sono entrata in menopausa? Questa è una cosa per le mie amiche che sono magari quarantenni e cominciano ad avere un problema con il ciclo. È legato a uno stress molto molto forte. Ho perso la mia sorella a 43 anni. Lo stress legato a 2 anni della sua malattia, poi lo stress del lutto, più lo stress di tutto quello che facevo di allenamento, ha fatto sì che ho scaricato i surrenali. Non so, surrenali che producono adrenalina e tutto quello che ci dà agitazione o che ci dà fight or flight o che ci dà agitazione, sono responsabili anche della produzione dei ormoni che sono sessuali. Così ho scaricato le surrenali, i segni dei surrenali, scariche, occhiaie, ti devi arrampicare per fare qualsiasi cosa, una stanchezza veramente costante, cominciamo ad avere problemi con il ciclo che si interrompe. Se l'avessi saputo a 40, 43 anni che cosa stava co creando quello scompenso, avrei provato di ridurre l'ansia, avrei provato di ridurre. È un po' difficile perché quando stiamo parlando di un lutto, non è una cosa che tu puoi controllare con fitoterapico. La potresti controllare magari aiutandoti. Ci sono meravigliosi analisti che ti potrebbero aiutare, c'è l'EMDR, che è una cosa per gestire i traumi. Okay? Non posso assolutamente dire che quando una persona che amiamo è malato, lo possiamo controllare, lo stress sarebbe veramente riduttivo. Però se l'avessi saputo, avrei potuto prendere qualcosa che riducevo infiammazioni nel corpo, avrei prodotto e avrei sarei stata molto più attenta sulla qualità del sonno, avrei risparmiato, cioè, anziché io prima lavoravo sempre, lavoro, 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 dormivo poco, lavoro, lavoro e stressavo troppo il corpo, così magari avrei ridotto lo stress eccessivo del mio lavoro, della qualità del sonno e avrei poi bacca di goji aiuta con lo stress, stress block aiuta con lo stress, ganoderma che aiuta con lo stress, avrei gestito lo stress diversamente. Così, questo è per le mie amiche che magari stanno entrando con le prime avvisaglie di una menopausa precoce, ok? Precoce, perché potrebbe essere semplicemente che ti stai allenando troppo, dormendo poco, sei sempre stressato e devi ridurre lo stress meccanicamente nella vostra vita, cambiando modalità di allenarti, dormendo meglio. Ok, adesso il mio sonno è primario. Cioè, chiunque mi conosce adesso sa che se adesso una cena a casa tua alle 10 e un quarto ti saluto perché voglio essere sotto le pezze per le 10:45 e tentare di essere addormentato per le 11 per svegliarmi alle 7, che se sono 8 ore di sonno. Questa è una cosa. Poi la qualità del sonno. Però adesso questo è come precursore o come un modo per aiutarci proprio a evitare un menopausa precoce. Ok, questa è la prima cosa. Altra cosa, microbioma. Mangiare yogurt, mangiare probiotici, che la trovi anche nel crauti fermentati, kimchi, kefir, kombucha, cibi veri, cibi vivi. Ovviamente la qualità del cibo che mangiamo può essere basicizzante o acidizzante, non so se dice che ti dà acidosi. E l'altra cosa è non allenarti troppo, troppo aggressivamente. Se ti alleni sempre tabata 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 8 volte a settimana, potrebbe essere troppo aggressivo. Questa è una cosa. Però adesso andiamo a parlare per le donne che realmente stanno affrontando la menopausa perché hanno 50, 52, 55 anni. E che cosa succede? Panico. E il panico succede perché ti trovi, uno, a gestire le ormoni, ok? Perché che cosa succede? Per quell'anno che tu stai entrando in menopausa, poi menopausa è conclamata dopo 12 mesi senza ciclo,
tu hai le vostre ovaie che provano a ricominciare o ripartire e ti danno delle botte di estrogene e tu a un certo punto sei una valle di lacrime, sembri di essere di nuovo incinta perché cioè sei scusate, hai sbalzi di umore, cominci a avere le vampate, cominci a vedere i chili arrivare, cominci a essere depressi. Allora, quali sono i sintomi del il sintomi del la menopausa? Allora, capelli che cominciano a diradare, depressione, meno la qualità del sonno che peggiora, metabolismo che rallenta, molto spesso un gonfiore sulla pancia, ok, e spesso cellulite. Un cellulite che magari non hai mai avuto cellulite fino a menopausa, poi la menopausa comincia. Allora, il primo consiglio è di non prendere panico, che molte donne vanno a fare la, diciamo, l'ormone terapia. Non ho potuto fare quella scelta. Questa scelta ovviamente va fatta con il tuo ginecologo, va fatta con il tuo medico, e non sto dando nessun tipo di, cioè non mi sto professando su questo, però io, a causa dei miei fratelli che hanno avuto cancro, non ho potuto prendere gli ormoni. Così io sono prova vivente che si può anche vivere e affrontare in menopausa senza ormoni. Poi c'è anche l'osteopenia, c'è anche la sarcopenia, che vuol dire una perdita di densità ossea e muscolare, che è molto importante, e non è una questione di bellezza, è una questione di essere autonomi, ok? Autonomi. E ci tenevo proprio, allora, Ilaria, vero che pianti brutti? Allora, i pianti brutti sono legati sempre a questi ormoni, questi bassi ormonali. Allora, per quanto riguarda una chicca semplicissima da mettere in atto subito, magnesio e magnesio supremo, andate in parafarmacia, andate nel negozio dell'angolo che ha il famoso magnesio, ce l'ho qua da qualche parte. Il magnesio ci aiuta con i nervi, ci aiuta con i muscoli, ce l'ho uno delle mie borse, comunque un polvere che metto dentro l'acqua. E non prendere troppo magnesio però, perché se prendi troppo magnesio ti manda in bagno, però per mie amiche che sono stitiche, il magnesio potrebbe essere un coadiuvante, ma entro 30-40 minuti ti senti meglio, ti senti più solare, ti senti meno depressa, e magnesio è un'ottima scelta. Altre cose che possiamo utilizzare, sì, magari addormentarti alle 10:30 ma non hai sonno, che fai? Allora, Lucy mi sta chiedendo se non ti viene sonno alle 10:30. Io sono mattiniera, mio cronotipo è mattiniera. Se tu sei nottambulo, ok, perché ci sono cronotipi, mio cronotipo è mattiniera. Io alle 10:30, 11, se mi chiedi di uscire di casa, mi sento male. Io faccio fatica di connettere fino alla mezzanotte. Ed è cioè, veramente, ho fisicamente dolore stare sveglio dopo le 11 di sera. Non tutti sono come me. Cioè, abbiamo mattinieri e abbiamo nottamboli. Nottamboli va a letto a 1, a mezzanotte, ok? Mattinieri come me, 10, 11. Molte altre persone si chiamano crepuscolare, del crespolo, ok? E altre persone si trovano tra quelle due limiti. Se non ti viene il sonno, cioè non devi andare a letto, se il tuo cronotipo è nottambulo, tu andrai a letto più tardi, ok? La cosa importante è di andare a letto lavata, freschi, e magari utilizzando, aspettami qua perché vi faccio vedere che cosa uso io mi bendo gli occhi con questa è la mia maschera di Be Good. Perché bendo gli occhi? Allora, uno, perché c'è dermafibra e acido ialuronico e mi tratta la zona perioculare, così comunque mi tratta la fronte, mi tratta la zona perioculare. Non mi ricordo chi mi ha chiesto l'altro giorno, dice, guarda, ho le borse sotto gli occhi, che cosa dovrei fare? Usi questa, perché dermafibra migliora il microcircolo drena la zona perioculare, l'acido ialuronico ti dà rimpolpamento sulla zona perioculare, e ci evita che la luce molesta ci sveglia presto la mattina. Così se voglio dormire meglio, questo. Poi io ho melissa composta per conciliare il sonno. E poi io aggiungo anche Ganoderma, che è il fungo della immortalità, che in pratica è un antinfiammatorio, ok? Così Ganoderma mi aiuta a ridurre l'infiammazione nel corpo, e quando sono sfiammata sono anche meno depressa, mi aiuta con la depressione. Così, se vogliamo ridurre lo stress nell'organismo,
mangiamo più cibi vivi. Ci possiamo aiutare con le depressioni con il magnesio, che lo trovate in parafarmacia. Per dormire meglio prendiamo la melissa composta, Eganoderm e o, se volete, Stress Block. Ci bendiamo gli occhi e dormiremo molto più profondamente. Per i problemi dei capelli, ok? Perché quando smettiamo di produrre gli ormoni come l'estrogeno, poi cominciamo ad avere un problema della caduta dei capelli, ok? Caduta dei capelli spesso legato a un'assenza di estrogeno o una mancanza di estrogeno o una presenza maggiore del testosterone. Allora, c'è cioè Sabrina dice perché la maglietta, scusami, la mascherina, mi metto anche i tappi auricolari così dormi meglio. Certo, esternando e cancellando l'arrivo di luce moleste e diciamo suoni molesti, perché dormiamo meno profondamente ogni anno che passa, che invecchiamo, e questo ci aiuta a dormire meglio ed è fondamentale dormire bene se vogliamo mantenere attivo la rigenerazione del collagene, il metabolismo attivo, e ci aiuta anche con fame nervoso dormire bene, e ci aiuta anche con l'umore perché c'è proprio più energia. Andiamo avanti. Le coppe. Ok, questi ci aiutano con la cellulite, questa è una cosa molto importante. Abbiamo la possibilità di drenare i liquidi in eccesso, di aiutarci con l'anestetismo della cellulite. Altre cose per la cellulite, eccellente Pharmaven. Pharmaven per tutti coloro che cominciano ad avere i problemi delle vene varicose, le varici, fragilità capillare. Per i capelli, Trico Nail, tutto questo lo trovate sul mio sito gcur.it. E l'altro Skin Renew. Skin Renew è il mio integratore per la pelle. Quando lo prende, aiuta il mio corpo a produrre più collagene, ok? Collagene per dargli l'effetto lifting, acido ialuronico per fare un effetto rimpolpante, e va dappertutto. E aiuta anche con i tessuti molli perché c'è un problema di secchezza. In menopausa sa esattamente che sto parlando. Così l'acido ialuronico, collagene che sorbono acqua, ci aiuta anche con la secchezza, e non dico altro, avete capito? Ok, andiamo avanti. Però l'ultimo consiglio che devo darvi, che fra 3 minuti devo andare a insegnare, è questo: armatevi di un cioè devi cambiare modo di vivere la vita. Lo so che spaventa, lo so che crea anche un po' di ansia. Il metabolismo rallenta. Per il metabolismo, la prima cosa che dico sempre è caffè verde. Caffè verde sta con me. Io sono viaggiando, vedete, il mio caffè verde è già utilizzato, perché in menopausa questa è quella che mi tiene il mio metabolismo attivo. Uso anche la Garcinia Cambogia, perché facendo digiuno in intermittenza sono anche in un posto dove c'è un buffet ogni mattina, lo vedi e vedi il mondo, cioè il mondo. Mangeresti tutto per aiutarmi con la fame nervosa, c'ho la Garcinia Cambogia. Però torniamo indietro: Skin Renew per la pelle, Triconil per i capelli, e poi movimento. Il movimento non può mancare, ragazzi. Non potete pensare che io posso andare in menopausa e gestire tutto con la dieta, perché non è così. Ho amiche magre che in menopausa cominciano proprio a prendere chili, e dobbiamo armarci della sana, sana consapevolezza che il movimento necessita. Quando ti parlo di 15 minuti al giorno, ecco perché dico la mia palestra online, perché non usciresti mai fuori di casa a fare 15 minuti. Non andresti in palestra per fare 15 minuti. Ma se ti svegli e fai 15 minuti con me ogni mattina, c'è il Bikini Challenge, e lo fai con me, lo porti a casa. E questa sana abitudine, che comincia con 15 minuti, vedrai che dopo neanche 10 giorni, 14 giorni, diventerà 20 minuti, 30 minuti, diventa quella che dovrà accompagnarti per il resto della vita. Se vuoi aiutarti con i muscoli, aiutarti con l'osteoporosi, aiutarti con il metabolismo e aiutarti a rimanere autonoma, perché invecchiando il problema è postura, articolari, potrei andare avanti per l'articolazione, cioè. Queste cose sul menopausa, da tutte le vostre domande che mi mandate sulla mia email, sono sempre legate a menopausa: articolazioni, peso, cellulite, depressione, sonno e quant'altro. Sono qui per questo. Farò altre live parlando di questo, ma il messaggio più importante di questo live qual è? Non prendere il panico. Non prendere il panico, non sei la prima donna che è andata in menopausa, non sarai l'ultima, e ci siamo. Molti di noi che stiamo passando, abbiamo già passato questo portone. Per carità, mi manca l'ormone da morire,
mi manca l'ormone da morire. Io non ti sto dicendo che figata di essere in menopausa, non la cambierei per niente tornare indietro a riavere i miei ormoni. Non lo sto dicendo questo. Mi manca da morire l'ormone, ma ci si può vivere senza, e ci devi vivere senza a un certo punto, perché purtroppo prendere gli ormoni potrebbero portare altre cose che non vogliamo affrontare. Ripeto, è una decisione ogni donna per se stessa, si parla con il proprio ginecologo di questo, ma sono la prova vivente da quando ho 43 anni, sono in menopausa e non ho mai fatto la cura sostitutiva e sono come sono. Così, il mio stile di vita forse funziona, se volete rimanete sulle mie social e fammi le domande, sono qua per questo e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone che mi seguono sono coetanee. Così io sono qua, ho già passato per la porta e so che voi state passando per questa porta, sono qui per tenervi per mano, per aiutarvi a affrontare questo periodo critico della vita, però anche bello per altri versi, perché quando arrivi a 50 passa anni, sai esattamente chi sei, sai esattamente quelle che vuoi, quelle che tollererai e quelle che non tolleri più e di conseguenza spero di aiutarvi a passare questo momento complicato. Mua! Vi voglio bene, passate una giornata figatosissima e se volete trovarmi, mio negozio online, jillcooper.it e mia palestra online, now, jillcooper.com. Ciao a tutti!